sole, stelline più brillanti del web. Stelline, noi stiamo camminando da un'ora. Ma stiamo trovando il bosco incantato, ma non lo troviamo. E perché un piccolo mostro, che noi non sappiamo chi è il figlio, il cuginetto, oppure il suo aiutante, e dobbiamo trovare il bosco incantato perché il piccoletto ha bruciato già il secondo nostro fantefiabe e il primo lo tiene lui, non so perché. Lo dobbiamo trovare prima che la mette in fuoco anche il primo fantafiabe. Voi l'avete visto il nostro video precedente dove quel mostro brucia e ride, brucia il nostro libro di me contro te e ride pure. Ha detto se vogliamo il fantafiabe lo dobbiamo trovare. Adesso noi siamo alla ricerca, ma non troviamo il bosco incantato. Sono molte foglie e molti alberi diversi. Guardate qua. E sembra che siamo andati su gorilla prima contro te. È amicissimo. Andiamo. Come sapete, stelline, nel bosco incantato ci siamo trovati magicamente. Quindi allora non sappiamo dove andare, dove cercare questo bosco. Forse deve andare un'indicazione. Mi chiamano qualcosa queste qui palline. Qua c'è questo qua. Che cosa è? Un barattolo? Qualcuno ha mangiato qualcosa? Qua ci deve essere un mostro. Mi sa siamo nella strada giusta. Oppure qua dall'altro c'era qualcosina per accendere il fuoco. Sì, accendini. Vediamo. Non c'è nessun indizio e nessun libro qua. Dobbiamo andare avanti, stelline. Non so, voi non la notate, ma comincia a piovere. È tutto nuvoloso e adesso poco poco piove. Non so dopo dove ci mettiamo, sotto un albero per proteggersi dalla pioggia. Qua c'è una strada abbandonata. Ragazzi, forse quella è la casa del mostro piccolo. Oppure la nascosto là. È meglio controllare. Volete andare di là? Ma io ho un po' di paura, però. C'hai un po' di paura? Anche io ce l'ho. Io lo devo trovare. Lì vedo, guardate una plastica. L'avete visto anche voi? Qua c'è qualcuno di sicuramente. C'è qualcuno che ha mangiato qualcosa, l'ha buttato in natura e poi che ha bevuto l'acqua e c'è la plastica di là. Avete il coraggio di salire questa strada abbandonata? Lo facciamo soltanto per le fantafiabe di lui e Sofì. Che cosa hai visto, Rayana? È una faccia spaventosissima. Dove? Lassù. Dai, la vediamo da questa parte. Ma era il mostro? Quello che abbiamo visto sulla chiavetta? Cioè, ha fatto così. E là
vedo qualcosa che si muove. Oh mio Dio, ho davvero tanta paura. Ecco, guardate quella plastica dove ha bevuto. Mamma mia, questi ferri, non è che ci chiappa, ci mette lì. Oh, dobbiamo scappare. Ma è lì che si trovano le nostre fantafiabe. Ma noi non possiamo andare sul territorio di lui. Tanto, guardate qua, questa è la discesa dove l'abbiamo visto il mostro, e lì c'è la sua tenda, avete visto? È lì che abita, ma io ho paura di andare a cercare dentro quella tenda. Sta piovendo tantissimo, dobbiamo restare qua finché si ferma la pioggia, poi continuiamo alla nostra ricerca del nostro libro prezioso. Guardate quanto piove. Avete freddo? Sì. Aspettiamo, stelline, appena smette di piovere noi andiamo nella ricerca. Andiamo avanti. Le nostre fantafiabe, si muove! Scappiamo! Corriamo a casa, finalmente abbiamo trovato le fantafiabe! Restate con noi, stelline, perché andiamo a leggere tutte le fiabe! Ciao da Ryan e la mamma!